Pazzesca. Nella ciotola metto tutti quanti gli albumi, che sono 5. E in una tazza a parte vado a mettere i 3 tuorli che mi serviranno dopo. Due cucchiai abbondanti di zucchero, due cucchiai di amido di mais e aggiungiamo mezzo litro di latte. Mescoliamo bene con una frusta. Vado a mettere la buccia di un limone. Mi raccomando, non prendete la parte bianca della buccia perché è amara. Facciamo cuocere per circa 2-3 minuti mescolando spesso finché non si forma una bella crema. Veramente un attimo. A questo punto vado a togliere le scorze del limone. Mettiamo all'interno 200 g di zucchero semolato. Aggiungiamo i 3 tuorli che avevamo tenuti da parte, 125 ml d'olio di girasole, g di farina e mescoliamo. Ora basta con le fruste, aggiungiamo la scorza di un limone, gli albumi, io li metto in 2 volte per non smontare, insomma. Per ultimo una bustina di lievito per dolci. Versiamo all'interno l'impasto, così. E aggiungiamo sopra la crema, che però deve essere tiepida, non bollente, ragazzi. Se è fredda ancora meglio. Così, come capita. E via in forno a 180 gradi. Per circa 40-50 minuti. Ed ecco a voi la torta pronta, ha cotto per quasi 50 minuti nel mio forno. Adesso l'ho lasciata intiepidire un po', anche se sarebbe meglio farla raffreddare completamente. E vado a toglierla dallo stampo. E voilà! Ta-da! La rigiro subito. Così. Oh. E spolvero con lo zucchero a velo, soltanto i bordi. Guardate come rimane la crema. Guardate la crema sotto.
È di una bontà, ragazzi.